siamo dati Gesù e Maria. Soffermiamo, fratelli e sorelle carissimi, l'attenzione su due frasi brevi ma molto profonde che estrapoliamo, una dalla prima lettura e una dalla Vangelo. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza, abbiamo sentito proclamare nella prima lettura, e il regno di Dio non viene in modo da tirare l'attenzione, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Queste due frasi sono molto profonde e danno grandi insegnamenti e grandi luci per meditare. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. La sapienza, ecco che, diciamo, da un punto di vista teologico, è una delle cinque virtù intellettuali, insieme all'intelletto, alla scienza, al consiglio e alla prudenza. Sono queste le cinque virtù cosiddette intellettuali. È però la più grande delle virtù intellettuali, perché è quella particolare virtù per mezzo della quale si è capaci di vedere tutte le cose in relazione a Dio e ai suoi disegni. È qualcosa di veramente straordinario. Sappiamo che San Paolo parla nella sua lettera della sapienza della croce, per esempio, no? Cosa significa la sapienza della croce? Significa che chi ha la sapienza considera la croce non come la considerano gli uomini senza sapienza, cioè come una disgrazia da evitare, ma come una grazia da abbracciare, addirittura da chiedere, da desiderare, da amare. San Paolo dice che ciò che per noi è sapiente, agli occhi del mondo è follia, ma ciò che agli occhi del mondo è sapiente, per noi è follia. Quindi è una cosa grossa la sapienza. E Dio la ama perché chi ha la sapienza, come ricordate come dice Gesù nel Vangelo, quando rimprovero Pietro, non volevamo andare in croce, tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo Dio. La sapienza potrebbe anche definirsi pensare secondo Dio e non secondo la mentalità umana. Ed è evidente che Dio non può non amare chi pensa in questo modo, cioè chi pensa come Lui, chi è capace di vedere le cose nella loro profonda verità e coglierne questo profondo significato che consente di vivere in maniera completamente differente e santa. Poi il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. Il regno di Satana viene in modo da attirare l'attenzione. Satana fa rumore, fa pubblicità, accende i riflettori, accende le luci. Non so, avete mai visto i documentari con le parate naziste? Adesso ci sono quelle che fanno per il Corea del Nord, con tutti i carri armati, tronfi, con tutte queste truppe che mostrano muscoli, ali, sono rapido, sono forte, io faccio la terza guerra mondiale, la quarta, la quinta. Il regno di Dio non ha niente a che fare con queste cose. Anche io ho sempre detto, cioè, chi si lamenta troppo delle condizioni, certamente in parte non rose in cui versa la Chiesa, dimostra di avere poca sapienza, perché anche oggi, e così come in tutte le fasi storiche, anche nei periodi più bui della storia della Chiesa, il regno di Dio è stato sempre presente. Ma dove è presente? Dove lo coglie il regno di Dio nella Chiesa? Nei cuori, il regno di Dio è dentro di voi, nei cuori di coloro che in silenzio, senza riflettori, senza grandi cose, fanno vita santa. Questo è il regno di Dio. Questi non vanno sui giornali, va l'omicidio, va lo stupro, va questo, va quell'altro, ma le molte cose positive non ci vanno sui giornali. Sentivo fare un bel esempio l'altro giorno, ecco, chi parla male degli scandali della Chiesa, no? Voi c'è da dire in questo momento in tutto il mondo quanti aerei stanno volando? Ci avete idea quanti aeroporti saranno? Forse qualche milione di voli, no? Giusto? Fanno tutti bene questi voli, se no? Appena uno casca, telegiornale. Avete mai sentito dire al telegiornale? Bene, oggi sono stati 4.200.000 voli che sono andati uno meglio dell'altro, non è successo niente, però sono stati uno più bravo dell'altro. Avete mai sentito dire questo? No. Se cade un aereo, puff, succede la fine del mondo. Giusto? Ecco. Allora, Dio non ama il fracasso. Dio non manda i consigli per gli acquisti, raramente. Quando succede qualche grande santo, perché Dio sa che deve dare chi degli sacrifici di stare sotto i riflettori, ce lo fa stare, ma è una cosa rara, perché ordinariamente i grandi santi non stanno sotto i riflettori. La loro virtù viene conosciuta dopo, e molte volte la vita è conosciuta solo da Dio solo. No, pensate che
chi vedeva la condizione del mondo ai tempi in cui era viva la Madonna. Cioè, ai tempi in cui era viva la Madonna, qualunque cosa stesse succedendo nel mondo, quella era l'età più bella del mondo, d'accordo? Perché c'era una creatura sulla terra in cui c'era tutto quanto il paradiso concentrato e messo insieme. Ma che la Madonna esisteva non sapeva nessuno, capito? Anche perché la Madonna doveva stare nascosta. Allora, questo non è che uno vuole nascondersi dietro, che vuole fare l'ottimista a tutti i costi o ignorare i problemi che ci sono. Però noi dobbiamo sapere che dobbiamo vivere in questo modo, anche nella nostra vita. E la cosa più importante che noi dobbiamo curare è che il regno di Dio è anche dentro di noi. Io mi stanco dei corti vocali, di imparare a vivere davanti a Dio. La nostra vita deve essere vissuta davanti a Lui, le nostre opere compiute davanti a Lui, la nostra preghiera fatta davanti a Lui. Dopo la messa sarà l'adorazione, quindi i momenti belli in cui stiamo davanti a Gesù Eucaristia, noi davanti a Gesù Eucaristia dovremo spiritualmente starci dalla mattina alla sera e interfacciarci, il termine un po' moderno, continuamente con Lui solo. Quello che io penso deve piacere a Lui, quello che io faccio deve piacere a Lui, quello che io dico deve piacere a Lui e basta. I riflettori sono spenti, è accesa dentro i nostri cuori la lampada della fede, che è ben vista e conosciuta da Dio solo. Poi è chiaro, quando c'è un santo, una cosa non si può nascondere, cioè le virtù, che era sapevano per forza. Se qualcuno la Madonna non incontrava, non usciva, sicuramente pensava che era una santa donna, sicuro, d'accordo. Magari non pensava che fosse così grande come era, ma per come era sicuro. Basta però, non ci sono altri show o riflettori.